Buongiorno a tutti e bentrovati con la rassegna stampa di Molise TV. Vediamo subito insieme le notizie di oggi, lunedì 8 giugno. L'apertura dei quotidiani locali è dedicata naturalmente al Corpus Domini. Vediamo dunque i titoli del quotidiano del Molise. Misteri da record, Campobasso, sfilata degli ingegni di Dizinno e concertone di Vecchioni, stimati tra 100.000 e 150.000 visitatori. Pozzilli, la longevità è questione di geni, passi da gigante al Neuromed, all'Istituto di Ricerca Medico-Scientifica individuata, variante che consente di mantenere giovani i vasi sanguigni. Termoli, l'estate è già iniziata, esplode la voglia di mare e spiaggia, le temperature hanno sfiorato i 30 gradi e quello appena trascorso è sicuramente stato il primo weekend di questa estate 2015. Lo sport Pescara in trionfo nella 23ª edizione del torneo Corpus Domini. Passiamo adesso al quotidiano online Futuro Molise. Ecco la pagina di attualità di oggi, anche qui il primo titolo è dedicato al Giorno dei Misteri. Grande successo di pubblico, Cola Giovanni di Zinno ci ha lasciato un grande patrimonio che sarà dell'intera umanità con il riconoscimento. Isernia, il presidente della provincia Brasiello, licenzia 35 cantonieri. Izzo organizza sit-in di protesta. Formazione professionale e lavoro. Il centrodestra in consiglio regionale, in una nota congiunta, pone quesiti all'assessore Petraroia sulle spinose questioni. Vediamo adesso i titoli di oggi di primo piano Molise. Bagno di folla per i misteri, angeli, diavoli, un mare di selfie con la donzella. Campobasso presa d'assalto, 150.000 persone per vedere la sfilata degli ingegni di Paolo Saverio di Zinno. Brigantini, questa è una terra fantastica, non lasciatevi ingannare dalla TV, comprate i prodotti locali, aiutiamo le aziende molisane. Vediamo nel taglio alto le altre notizie di oggi di primo piano Molise. Parla il questore di Campobasso, arriva l'estate, uomini e mezzi sulla costa, Pagano a tutto campo. I popolari divorziano da Renzi, sussulti nella maggioranza di frattura, verifica di metà mandato a Palazzo Moffa. Il progetto di Gian Domenico, centralità al porto di Termoli per lo sviluppo del Molise. C'è anche una notizia che riguarda la provincia di Isernia, a casa 35 cantonieri e protesta. Vediamo adesso l'altro quotidiano online, Informa Molise. Vediamo anche qui tutte le notizie di questo lunedì 8 giugno. Olio extravergine, i concorrenti non stanno a guardare, anzi sono già in azione. Riccia, gara di tartufi nel meraviglioso Bosco Mazzocca. È nata anche in Molise la Federazione degli Studenti. Ferrovie dello Stato, al via la domanda per lavorare in Trenitalia. Anastasia Laurelli e Mario Livrieri si aggiudicano la 14ª edizione del premio di narrativa Michele Boldrini. Donne, ieri, oggi, domani, 8ª edizione del concorso letterario. Al via il concorso Ugo Calise, rivolto a tutti i cantautori, c'è tempo fino al 31 giugno. Di Brino, primo firmatario della mozione per il ripristino del doppio senso di marcia sul lungomare Nord. E vediamo adesso i titoli della stampa nazionale. Iniziamo leggendo la Gazzetta del Mezzogiorno. Ecco la pagina di oggi, Lega Lombarda anti-migranti. Alto là del governo e leghisti, Renzi, insufficienti le proposte europee. De Caro, Bari continuerà ad accoglierli, ma che problema criminalità. Il presidente Maroni guida la fronda, niente fondi ai comuni che ospitano gli extracomunitari. TAP ad alta tensione, l'azienda denuncia nei cantieri visite notturne mai autorizzate, oggi ultimi sondaggi. Gasdotto, il sindaco di Meledugno, accorre sul posto. Nel taglio alto, poche le nuove alleanze per il voto di ballottaggio. Matera, accordo sì, ma non con Adduce. Bari, non c'è attenzione per bambini e famiglie, i genitori accusano la città, ci volta le spalle. Vediamo le notizie del taglio basso. 10 fari in vendita, lo Stato batte cassa, il Papa vuole in Vaticano un dormitorio per senza tetto.
E vediamo adesso la stampa, anche qui si parla dell'emergenza migranti, la sfida delle regioni, Maroni ai sindaci, se li accogliete vi taglio i fondi, Renzi è soltanto demagogia. Si parla anche della Grecia, oggi sul tavolo del G7 l'Unione Europea e Tsipras decida in 2 giorni. Vediamo adesso insieme lo sport, leggiamo i titoli di oggi riportati sulla Gazzetta. Ecco la pagina di oggi. Si parla della Juve, ricomincia da 3. Higuain, Mandzukic o Cavani? Milan d'Oriente, così Mister B ha convinto Berlusconi. Re della Formula 1, Lewis Show, rabbia rossa, prima volta senza podio. Inter anda via, spunta Sirigu, Roma su Immobile. E vediamo l'ultima notizia, rischio Russia e Qatar, lo scandalo, l'allarme del dirigente della FIFA dimezzata. Bene, con questo è tutto, grazie per averci seguito, vi lascio ora alle previsioni del tempo. Arrivederci. Il meteo è offerto da Iscriviti alla sezione Primavera Bilingue dell'Accademia Britannica. Occorre essere tanto grandi per prendere sul serio le cose dei piccoli. Previsioni del tempo per lunedì 8 giugno. Un flusso di correnti in quota dai quadranti nord-orientali favorisce dell'instabilità pomeridiana con rovesci e qualche temporale lungo l'Appennino e le Murge. Più asciutto e maggiori aperture invece lungo i litorali adriatici. Ventilazione debole variabile a prevalente regime di brezza lungo le coste, mari quasi calmi o al più poco mossi. Temperature senza particolari variazioni. Campobasso minima 17, massima 25 gradi. Isernia minima 16, massima 26 gradi. Termoli minima 21, massima 26 gradi. Il meteo è stato offerto da... Signora, dico a lei, ha consigli, assegni, spendi e risparmi di Molise TV? Corri a fare la spesa. Spendi e risparmi conviene. Spendi e risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV e la famiglia torna a sorridere.